Siamo finalmente a Solferino, in Piazza Castello, dove stanno transitando le macchine della Mille Miglia e ci sarà un controllo a timbro. Presidente Lonardi, anche quest'anno la Mille Miglia ci sta regalando delle immagini davvero splendide, queste magnifiche vetture incorniciate dal paesaggio delle colline moreniche. Certo, e soprattutto in questa piazza che è la piazza Castello di Solferino, piazza che dal 500 è un'attrattiva per tutti. È vero, le colline moreniche che sono il luogo della battaglia passata alla storia come battaglia di Solferino e San Martino. 150 anni dell'Unità d'Italia, però dobbiamo parlare anche della battaglia che c'è stata qua, perché era decisiva nella Seconda Guerra d'Indipendenza. Dopo di quella battaglia possiamo dire che il crinale è stato il crinale dei crinali e conduce all'Unità d'Italia. Beh, ma quella battaglia era importante anche per un'altra cosa. Sul nostro territorio delle colline moreniche è nata l'idea della Croce Rossa, perché un testimone straniero era qui per cercare di parlare con Napoleone III e quindi è diventato un momento importante, perché da lì è passata la storia dell'umanità. Quindi macchine storiche in un territorio davvero di grande spessore storico. Esatto, la bellezza del genio umano che si accompagna alla creatività, perché la Croce Rossa è creazione pura, perché ha avuto l'idea che ha rivoluzionato il volontariato nel mondo. Abbiamo parlato dell'importanza della storia, quindi del passato, e per quanto riguarda il futuro che cosa ci dice? Beh, la nostra associazione Colline Moreniche del Garda ha in mente anche quest'anno di organizzare Mosaico Scienze. Lo farà in settembre, non più in maggio. In settembre, perché probabilmente è il momento più opportuno per pacchetti turistici di fine settimana. Ma quest'anno abbiamo in serbo una novità importante. Il titolo sarà Verso l'immortalità, scienza e umane aspirazioni. Quindi un appuntamento impegnativo, almeno per noi, ma interessantissimo, perché il discorso dell'aggiungere anni alla vita, la scoperta sulle cellule staminali, la possibilità della criogenesi e tante altre possibilità che allungano anni alla vita, e quindi al giorno d'oggi, quando un bambino nasce, la prospettiva di superare i 100 anni. Sempre in proiezione verso il futuro. Appunto, verso il futuro. Mosaico Scienze, come si sa, riunisce qui sul territorio, in tutti i paesi delle colline, quindi Solferino, Castiglione, Medole, Guidizzolo, Cavriana, Volta Mantovana, Ponti, Mozzambano, Pozzolengo, quest'anno anche Goito e Marmirolo, unisce scienziati di fama internazionale per diffondere, per informare con linguaggio accessibile, quindi ad un pubblico che non è un esperto, argomenti di interesse e di grande valenza scientifica. Che emozioni si provano? Bellissime, bellissime. E grazie ad Albert che ci ha dato questa macchina per fare la Mille Miglia, e grazie all'Aeronautica Militare che ci sostiene in questa corsa. Grazie. Viva l'Italia! Viva l'Italia, sì! Paolo, Seneci Angelo, Seneci, ti aspettiamo tra i primi? Sì o no? Spero all'arrivo! Meglio questa che la Amica. Eh sì, direi di sì, però anche la Milka, che noi conosciamo bene, è una grande macchina. Rischiamo meno con questa. Eh sì. Qui arriviamo in fondo. Spero di sì. Ciao, grazie. Tocca al lupo. Grazie a voi. What do you think about this race? Oh, it's fantastic. It's so much fun. And the Italian people are so lovely and so nice. Che cosa pensa della Mille Miglia?
Sorry? What do you think about this race? That's a great race. It's really great, and it's amazing how many people are watching that. And a lot of emotion. Yes. It's really nice. Thanks. Dalle due ruote si passa alle quattro, cosa si prova? Bisogna provare di tutto nella vita, quindi è un'esperienza bellissima. Una grande emozione. Beh sì, la prima volta che la faccio con una Mercedes fantastica, con un copilota Jochen Mass fantastico, quindi tutto bene, grazie. Che emozioni si provano? Bellissime, poi siamo felici per il tempo. Ci mancano un po' di cose, ma abbiamo tanta passione. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie. How do you feel? Great. It's a wonderful, wonderful rally. It's a great experience to be here. Was bedeutet Mille Miglia? Perfekt, ein fantastisches Ereignis, Emotionen pur, fantastische Autos, fantastische Menschen, klasse Stimmung, super. Danke. Signor Sindaco, una grandissima emozione vedere sfilare queste vecchie signore per le vie del centro. Sì, davvero, sono vecchie signore appassionanti, perché per la terza volta qua in questa spettacolare cornice di Solferino della Piazza Castello e della Piazza Torelli abbiamo avuto una sfilata di auto, prima tutte le Ferrari, poi le auto d'epoca, e veramente hanno appassionato la folla. Devo dire che questa terza edizione per noi della Mille Miglia Storica segna ormai un'abitudine di questi appassionati che poi per tutto l'anno porta a voler organizzare qua a Solferino passaggi di gare di auto storiche che arrivano un po' da tutta Italia e da tutta Europa, salvo poi ritrovarsi qua con la più famosa delle corse storiche del mondo. Un motivo in più per far conoscere Solferino. Sì, il nostro cruccio è quello, il nostro investimento è diretto proprio al fatto di promuovere queste realtà. Una delle cose che ripeto spesso e che mi è stata detta da tanti equipaggi, anche di persone famose, mi hanno detto il passaggio nella Piazza Castello a Solferino alla sera in mezzo a una cornice di gente nel punto più alto della provincia di Mantova è veramente uno dei passaggi più belli della corsa. Was bedeutet Mille Miglia? Mille Miglia bedeutet für mich Begeisterung. Fantasie, ein herrliches Erlebnis. Danke. Oltre alla Mille Miglia ci saranno delle altre interessanti manifestazioni. Sì, certo, questo è il nostro palcoscenico naturale delle manifestazioni, questa piazza, qua alle mie spalle la Torre Civica e dove ci sarà il palco per tutto il mese di giugno. Proprio da qua parte la storica fiaccolata della Croce Rossa che quest'anno ho promesso di non anticipare i nomi, ma sarà accompagnata anche da alcuni personaggi molto famosi alla sua partenza. Ancora una volta sarà la 20ª edizione e migliaia di volontari della Croce Rossa partiranno proprio da qui e si recheranno con le loro fiaccole a Castiglione delle Stiviere. È un po' la manifestazione che ci mette in vetrina rispetto a tutto il mondo, ne abbiamo tante altre che iniziano dal mese di giugno e che proseguono poi fino alla fine al mese di luglio. Per ricordare l'importanza di Croce Rossa appunto. Esatto, qua è nata l'idea, qua è nata la storia della Croce Rossa, qua tutto il mondo guarda per questa grande idea. E dopo aver sentito le parole del sindaco, del presidente Lonardi, siamo proprio in mezzo alle macchine della Mille Miglia che stanno passando appunto per ricevere il timbro in questa splendida città che è Solferino. Siamo partiti un po' emozionati, ma adesso siamo perfettamente in gara. Speriamo arrivate almeno nei primi 20. Nei primi 10. Cerchiamo di migliorare quello che abbiamo fatto nel 2009, che eravamo nei primi 50. Adesso... Beh, grazie. Perfetto. Ciao, grazie. In livrea verde di Cello con la 228 abbiamo una Fiat vuoto con un equipaggio olandese, un altro meraviglioso da 54 col 200
49 invece 142. Dottor Rossi, com'è andata la partenza? Bene, tutto bene, siamo velocissimi oggi. Per fortuna non piove, però il tempo non è molto bello, siete attrezzati? Sì, sì, chiudiamo la capoccia. In bocca al lupo. Arrivederci. L'equipaggio che qualche volta arriverà anche fra i primi 10 per arrivare fino a Roma. Questa è una bellissima Goldwing. Was bedeutet mille miglia? Mille miglia è splendida. 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 Incredibile. Ciao. Con i vinci nel mondo e il rosso che vince. Dottor Mastroeni, com'è andata la partenza? Per adesso tutto bene. Speriamo di continuare, dai. Speriamo di sì. La macchina tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. Grande emozione come sempre. Sempre, come sempre, è vero, sempre, come sempre. Allora buon viaggio. Grazie.